Il palazzo Piccolomini, che viene chiamato anche delle papesse, poiché fu commissionato dalle sorelle di Pio II, dà su via Banchi di Sotto con un'alta e severa facciata, mirabile simbolo dello stile rinascimentale toscano. Essa è suddivisa da cornicioni in tre fasce in cui si trovano il portone e due file sovrapposte di bifore. Commissionato dunque da Caterina Piccolomini, sorella del Papa, fu edificato nel 1469 su progetto di Bernardo Rossellino. Alla fine del secolo XVII questa grande famiglia si estinse e la consorteria Piccolomini decise di affittare l'edificio al Collegio Tolomei, un istituto fondato da Celso Tolomei nel 1629, il cui compito era quello di educare giovani nobili, che vi rimase fino all'inizio dell'Ottocento. Successivamente il collegio si trasferì altrove e dal 1824 il palazzo viene concesso in uso allo scrittoio delle regie fabbriche, cioè allo Stato, divenendo così sede di vari uffici governativi. Dal 1858 ospita l'archivio di Stato per volere del Granduca Leopoldo II. Tra i vari documenti che vi possiamo trovare vi sono le tavolette della Bicherna, copertine dei libri di Bicherna e Gabella, cioè libri contabili del comune risalenti a un periodo che va dal XIII al XVIII secolo, dipinte da artisti del calibro di Ambrogio Lorenzetti, Giovanni Di Paolo, Taddeo Di Bartolo, Il Vecchietta, Sano Di Pietro, Francesco Di Giorgio, Guidoccio Cozzarelli e Domenico Beccafumi. Queste tavole sono perennemente in mostra all'archivio, che costituisce anche un importante centro per l'arte contemporanea, organizzando mostre su mostre per promuovere l'arte di oggi.